Allora. Ma
Ave na notte, calo Nazareno, dello sinetrio e malattrattato. Le facce prove farse non servero, lo portano all'ura annepelato. E strati strati, allo mateno, lo sangue di veno, lo portano già. E strati strati, mano attaccati, d'arme addannate, non hanno pietà. Pelato, alla vista delle scene, cercava di scansarlo con le mode. Niente potenno fare con riene d'esse, la competenza è d'Erode. E strati strati, sangue beato, lo maltrattato, lo portano già. E strati strati, mano attaccati, d'armi addannati, non hanno pietà. Come lo vette d'Abreo spietato, passò con le parole la misura. Sazio cedesse, ora annepelato, portate cello al re, prima cascura. E strati strati, sangue innocenti, ci sputa la gente, senza pietà. E strati strati, mano attaccate, d'armi addannate, lo portano già. Era usanza nelle feste dare l'annorte a qualcuno condannato. Connandro pi Gesozzo scarzarare, De Ponzio lo raffronto fu ordinato. Li farisei gridano forti, condannano a morte Gesù. Barabba avevo, a Eddo volemo, lo Nazareno, la croce c'è da. Ora che lo destino è conchioto, le mani lo pretore s'ha lavato. Consigna la sentenza a un gotto noto. Lo figlio di Marì è condannato. Qual novità, pontefice, venir da me ti spinge? Quello che presto innanzi condotto a te vedrai, dal ciel si vanta esser disceso in terra per acquistar la monarchia del mondo. Molto non ha, il sinedrio a morte l'ha condannato, ma perché la morte sia condegna al suo misfatto e d'aspra croce il dispietato degno. Non avendo egli autorità che possa destinare a morte un reo convinto, l'ha qui rimesso al tribunal romano. Egli per la tua lingua sia condannato a morte, che se questi non muore, ognuno ardisce sciogliere il freno alle sue inique voglie. Qual ombra rea, qual rabbia o qual furore, quale colpo o qual errore trovate in lui che lo faccia reo di morte? Rammento a te, rammento a tutti voi l'opre rare e stupende che per noi fece il Nazareno. Or io stupisco come si orrenda congiura tra voi si desti. Sia con tua riverenza a me concesso, saggio pretore, che in breve il ver ti mostri. Accio tu, poi, quell'innocente assolva, che dell'Eterno Padre, essendo prole, chiaro risplende, senza macchia, un sole. Egli è il nostro Messia, nato soltanto per redimere l'uomo dal grave errore del nostro padre antico. Egli dà agli egri la salute, la vista ai ciechi e vita ai morti, anche se sepolti. Or se è così, com'egli è certo, ardite voi di promulgar sì orrendo, sì fiero, crudele, abominevole atto? Non arrossite, dispietati mostri.
pensare di togliere la vita a quelli stesso che ve la die. Chi tanti portenti oprar può mai senza poter supremo? Sgombri il Padre del Ciel dai petti vostri, pensieri tanto crudi e sì ferine voglie. Non parlo più. Ma mi protesto e dico: fulmini il mio Signor su questo capo, se a ciò acconsento. E nel fulmine mi subissi sua man potente e giusta, e colui che è contrario al voler mio sprezza il cielo, sdegna il giusto, offende Dio. Che favole racconti? L'ipocrisia ti opprime il cervello. A te l'ambizione ti toglie il senno. Finto, non ti celar. So ben chi sei. Mi pregio sol che come te non sono. E a tanto ardisci, arrogante. Taci, superbo. Chiaro mostra il tuo dir che vuoi la pugna e con noi di parole aver battaglia. Piuttosto di ragion con cui sol pugno. Chi tanto ardir ti dà tanta baldanza? La ragione. La pietà. E perché scorgo saratti spietati, iniqui e strani, che si m'han fatto il cuore egro e languente. Che è forza che io pianga, ed è mestiere che io dica: o patria, o padri, o sfortunate genti, o sacerdoti, scribi, o voi rabbini, io ben v'avverto. Già parmi di veder venire il tempo di cader dal cielo fulmini irati sopra voi tutti. Parmi di veder Gerusalemme distrutta e pesta al suolo, giacché tentate con sì rio consiglio dell'Altissimo Dio dar morte al figlio. E tu, Ponzio Pilato, togli dalle empie mani l'uomo santo e giusto. Non ti ingannino costoro. Così l'ira di Dio tu scamperai. Non voler, compiacendo iniquo zelo, offender Dio e provocare il cielo. Piangerai se con noi pugnare ardisci. Piangerò, sì, ma dell'eterno vostro danno. Basta! Introducete il Nazareno. Ecco, Signore, condotto in tua presenza il Galileo Gesù. Questi è quell'uomo che tant'osa e tant'opra, per cui tutta Giudea ne va sossopra. Questi gareggia col retor del mondo? Esser non può, uomo sia abietto e vile, osi usurpare il trono dell'aquila romana. Vi ritirate ormai tutti in disparte, finché da lui la verità intenda. Il sembiante sereno di costui par che porti al viso espressa la verità istessa. Rispondimi, Gesù, sei tu quel re desiderato dai giudei cotanto? Hai veramente in cuor qualche sospetto che pensi a farmi re? Oppure ripeti solo le accuse dei nemici miei? Io non sono giudeo. Saper non posso quello che si promettono i giudei dei loro profeti sulla fede. Sono loro, della nazione, i capi ed i pontefici. Sono loro che ti accusano di seduzione reo. Reo d'attentato contro la maestà del Gran Cesare. Il mio regno non è di questo mondo. Se fosse, i miei ministri in potere dei giudei non mi darebbero. Hai dunque un regno e sei per conseguenza re. Ben tu lo dici. Al mondo son venuto a ciò che fosse il vero conosciuto. Chiunque sta per il vero
ascolta la mia voce. Il vero, la verità. Che cos'è la verità? Orsù! Orsù, popolo ebreo! Popolo eletto tra mille e mille, a cui cotanto il Dio mostrò dell'amor suo verace segno. Com'or, pieno di sdegno e di furore, pensi di indurmi a così fatto indegno? Vuoi che a morte condanni uomo che morir non deve? Io non trovo in lui nessun delitto. Dite pur voi, non è fatto crudele punire un innocente? Pur empio fatto, e ancor dar vita al reo mentre è degno di morte. Con segreta virtù di forza maga, forse ti lega i sensi, o il cuor ti molce, questo superbo Galileo mendace. È Galileo? È Galileo. Quindi, conviene che sia mandato da Erode. Malco! Eccomi, signore. Porta al suo giudice il Nazareno e bada, bada. Non gli si faccia torto per la strada. È più certo da Erode averne la sentenza. Ed io difender saprò la sua innocenza. Oh, che gran pena è contentar le brame di questa ingorda e temeraria gente. Torneranno da me, che Erode certo non punirà se manca il mio consenso. E allora che farò mai? Io mi trovo fra due, ne so ben dove poi mi debba pigliare. Se io condanno costui d'acerba morte, astrea, l'eccelso nume offendo e macchio. Ma se io l'assolvo, il ribellante ebreo il cielo assorderà coi suoi clamori. Oh, pretore, pretore, or dove il fato t'ha condotto? Tra gente iniqua e folle. Che risolver sei tu? Tu che dirai? Meglio è cercare d'ammollire il sasso di questi cuori infelloniti e duri. Sì, così confien ch'io faccia. Signore. Che chiedi? Uno scritto la donna tua ti invia. Dammi e aspetta là, in disparte. Che fia? Sposo, narrarti voglio una vision funesta che il lieve sonno ai mattutini albori m'offerse e poi mi replicò nel giorno. Ho visto il sommo nume tutto furor, tutt'ira, che minaccioso vibrar s'apparecchiava accesi strali contro colui che condannar volesse il Galileo innocente. E vidi ancora mille e mille squadre di spiriti celesti che facevan corona riverente al Nazaren Gesù, ond'egli, in alto soglio, splendente avea la faccia più che il sole. Appena desta, Ponzio, corse a informarti che se savio sei, lascia gracchiar gli invidiosi ebrei e dalla morte scampa l'innocente Gesù. No, non voler che il cielo, il suo furore, vibri contro di te, giusto pretore. Claudia, dove sei tu? Eccomi, signore. Dì a Claudia che non tema. Ritorna e falle fede che io sarò scoglio in mezzo all'onta insane degli infidi giudei.
questo supposto reo ha la lingua del cielo in suo favore. Pensa, o Pilato, che tu fosti sempre in simili gravi affari di prudente cautela e buon consiglio. Per questo io vo ritirarmi e ponderare quello che oggi per me si debba fare. Tornaste? Erode, a te rimando il reo, cortesemente, con parole e con atti. Egli varie cose ha chiesto a lui, ma in nulla potendo aver risposta. Che si tratti da pazzo, ha consigliato. Pazzo? Pazzo quest'uomo? Quanto si inganna, Erode. E tu? Stimerai pazzo chi con flagelli si fece temer nel tempio. Pazzo quest'uomo che ha camminato sopra l'onde salse con asciutto piede. No, non è pazzo egli, no. Pazzo è chi lo crede. Gente ingiusta ed iniqua. Accusato oggi m'avete quest'uomo, in cui non trovo fallo. Andate. Andate or via. Che più non voglio udir vostre querele. Or guarda ben quel che avverrà, Pilato. Male avvenir non può a chi il mal vieta. Vietare il male, tu dici? Anzi, lo permetti. Se impunito, lasci quest'empio che seminando va false dottrine. Qual mal commise? Molti. Molti. Egli si è fatto chiamare re dei giudei. Ha proibito a Cesare il tributo. Ha minacciato al tempio tanta rovina. Fa l'indovino. I demoni costringe. Dice di più. Che è figliuol di Dio. Fa nuove leggi e Cesare. Cesare disprezza. Ed io, per quanto voi dite, non trovo testimone altro che il vostro. Che accusatori interessati essendo, non vi do fede né ragione né legge. Nulla di me per tali delitti io voglio. Come chiedete, castigherò quest'uomo, ma poi lo lascerò. Orsù, soldati! Fate che ora Gesù spogliato sia. Si leghi alla colonna e fortemente si batte e si flagelli. Sia del vostro furor questo un trofeo, che io faccio flagellare un re da reo. Ah, signore, che facesti? È questa dunque la mercè che spero? Il giusto, il santo, ahimè, tu batter fai. Con tua pace mi sia concesso ciò che ho nel cuore liberamente dirti. Uomo è costui di sapienza colmo, mirabile nel fare, nel viver santo. Deh, non restare, saggio pretore, in forse. Sempre Giuseppe ho di te stima fatto, uomo forte in guerra e saggio in dar consiglio, a nessun altro di fedeltà secondo. Non sperare, perciò, che a tutti io debba palesare i miei pensieri nascosti. Pertanto, or sia rivolta in altri uffici la cura tua, né più di saper chiedi. Ritiriamoci. Sonano le ore, ecco la face alla beccone, e Maria d'arri la porta,
Ecce Homo. Ecco qui l'uomo. Questi a voi può far temenza che la città sovverte il popol tutto? Scoprite le sue piaghe e quella veste alzate sì che paia il petto guasto. Ed ucciderlo a voi parrà ben fatto. Voi l'uccidete e caricate voi sopra l'anime vostre un tal misfatto che io, compiacendo un dispietato orgoglio, non lo voglio punir, dannar non voglio. Ci penseremo noi se a torto muore. Lo pagheranno le nostre anime nell'abisso. Sia crocifisso ormai, sia crocifisso. Non lo farò mai. Non lo sperar, non voglio. Andate, andate via. Di dove sei tu? Rispondi. Non capisci che io ho il potere di farti crocifiggere o di farti liberare? Non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Io non trovo in lui nessuna colpa. Andate, andate via, che io non voglio condannare ingiustamente, per dar gusto a tantempi, un innocente. Non partir, Ponzio. Ferma. Sono anch'io qui. Son qui presente ancora.
se lascia andar costui, se non lo condanni, tu Cesare disservi. E udrebbe Roma i furti e le rapine che si fanno tutti i dì. Diremmo, qual oggi si tratta la ragion con i favori e le sentenze e ancora gli uffici e i gradi si vendono. Saprà Roma come oggi tratti e le mondane e le divine cose. E non conviene a te con tanta sprezza tanto l'arco tirar finché si spezza. Orsù, si suole in questo santo tempo dare la vita in dono a qualche reo. Voglio che in grazia mia mi si conceda di liberare il Galileo. Anzi, vi do l'elezion fra due. Qual di queste volete che io disciolga? Barabba, uomo iniquo e sì perverso? Oppur Gesù, chiamato il Nazareno? Barabba! Barabba, noi vogliamo che resti sciolto! Barabba! E di Gesù che faremo? Muoia! Muoia Gesù! Muoia quest'empio in aspra croce affisso! Sia crocifisso ormai! Sia crocifisso! Odi! Odi, popolo ebreo! Lo sappi pure! Tu sei cagione di tal delitto pravo! Tu sei che uccidi il tuo re in croce! Le mani io me ne lavo! Confusione or mi sgomenta. Ah sì, che dove regna empia ragion di stato e invidia incorga e cieca astrea e la ragione è sorda. E qual nube importuna d'intempestivo duol così ti turba? La sua innocenza è quella che mi turba e mi confonde. Questi innocente! Ah, qual fiero destino ti sovrasta, o Ponzio! O sacerdote, abbi la vinta. Benché contrario al nostro, a costui vita è nell'arbitrio vostro. Leggasi in mia presenza. Noi Ponzio Pilato, presidente in Gerusalemme e sotto l'impero del potentissimo Tiberio Cesare, sedendo sul giuridico trono, ci è stato presentato Gesù Nazareno, re dei Giudei, il quale temerariamente asserisce esser figliuol di Dio, sovverte il popolo dall'osservanza della legge mosaica e si vanta di voler distruggere il Tempio di Salomone. Le quali cose provate lo condanniamo a morte di croce, la quale egli stesso debba portare sulle spalle. Ponzio Pilato. Come? Re dei Giudei? Ponzio, che festi! Riforma pur l'editto! Vanne, Caifa! Quel che è scritto, è scritto. Thank you.
Allo Calvario iva lo Signore, per essere inchiovato in della croce. Lo figlio di Maria, lo creatore, mezzo di dolatrona si conosce. Gesù, Gesù cammina, lenti sono pedate, portandosi la croce, vanette strade. Gesù, Gesù cammina, cammina per la strada, appresso c'è Maria radunata. A Chiana, a Chiana, a Pisa è la montata, cade non terra di carne e di vene, di la fuggia una femmina azzardata se parte e stoia a Gesù dura fine. Gesù, Gesù so grato, Veronica mi tua, e la mappina lassa la faccia sua. Gesù, Gesù si sosi, ripiglia la sua strada, appresso c'è Maria la durata. Tutti noi, come pecore, eravamo sbandati, ognuno sviato dal suo sentiero, ma il Signore ha fatto cadere su di Lui i peccati di tutti. Egli fu disprezzato, reietto dagli uomini, l'uomo del dolore, il servo ubbidiente. E come l'agnello con tutto il sacrificio non aprì la sua bocca, così egli ha portato le nostre colpe, il nostro dolore, e noi lo abbiamo creduto un peccatore, abbandonato da Dio, un malfattore. Ma egli fu immolato per i nostri delitti e fu colpito per le nostre iniquità. Ma attraverso le sue piaghe noi siamo guariti. E possiamo rinascere.